I 5 Stelle potenziano gli anticorpi, più attenti nella valutazione dei requisiti per le candidature, già a partire dai 233 profili pervenuti allo staff di Grillo e Casaleggio in vista delle comunali a Roma. A decidere sarà sempre la rete, ma l'obiettivo è evitare nuovi casi come quello del sindaco di Gela, Domenico Messinese, espulso a 6 mesi dall'elezione per non essersi ridotto lo stipendio e aver avallato un'intesa con l'ENI. Lui annuncia ora ricorso e passa al contrattacco, ripescando il posto di un suo ex assessore che lamentava un'indennità troppo bassa, Gela per essere tagliata, e l'intervista di un consigliere grillino che sull'intesa con l'ENI ammette: non è vero che il Movimento 5 Stelle ha osteggiato questo accordo. È un video di più di un anno fa, precisa ora il consigliere Morgana. In realtà, sottolinea, già allora ritenevamo nocivo quel progetto. Anche a Quarto, in Campania, la giunta grillina naviga a vista per ammissione del sindaco Rosa Capuozzo dopo l'addio dell'assessore al bilancio e le ombre di un'inchiesta per voto di scambio finita sotto la lente dell'antimafia. Problemi che sono interni ad alcuni gruppi locali non possono certamente ostacolare il nostro percorso. Alla miseria 2016 presentiamo delle squadre forti e concrete, fatte di cittadini e con le idee al centro. Concetto ribadito da Di Maio, i nostri principi vanno tutelati, sottolinea, dobbiamo difendere il movimento da chi crede di portarlo avanti a corrente alternata. La sede della